Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi miei, oggi andremo a fare una cosa che in realtà non ho praticamente mai fatto in tutta la mia vita, da quando faccio YouTube, e cioè andare a reagire alle canzoni degli YouTubers. Visto che di recente ho fatto il video dei ragazzini napoletani che l'avete amato, quindi tra l'altro aspettatevi un altro video su quell'argomento lì, ho deciso di voler reagire ad un altro tipo di musica, sempre che per quanto mi riguarda, non in tutti i casi, ma nella maggior parte c'è quel pizzico di trash che serve proprio. Detto questo, iniziamo col video. Lasciate like, commentate, iscrivetevi. Buona visione. Iniziamo subito dalla prima, che è quella di Lion, che si chiama Occidentalis Crafta. Premetto che non ho mai sentito questa canzone, perché quando ero più piccolino io Lion, raga, non lo seguivo. Seguivo altri youtubers. Vabbè, piccolino, è uscita quando avevo 17 anni, però insomma, quando ancora ero molto più un fan che uno youtuber, non seguivo Lion. Quindi vediamo Occidentalis Crafta, parodia, cioè di Occidentalis Karma, ma un video di Minecraft, quindi sono curioso. Vai. Vai. Diamanti o lapislazzuli, è un po' un miracolo. Vero, vero, effettivamente è vero. Tra l'altro sappiate che io darò il mio voto anche in base alla musicalità della canzone, perché comunque, raga, molti di voi non lo sanno, ma io faccio musica anche, quindi minimo ne capisco. Vediamo. Che io trovi il più prezioso sembra magico. Allora, la prima cosa che noto è che tipo c'è un riverbero così tanto grande che sembra in chiesa Lion, ma va bene. La mia cava 2x3, mi sento povero. Ci siamo passati tutti, ci siamo passati tutti, è vero. La cava 2x3. E dentro casa nelle chest c'è solo cobblestone. Cobblestone. Vabbè, ci sta, facciamo tutti schifo in inglese. Sono più sfigato di un maiale col Monopoli. Ma poveri maiali, ma perché? Non c'è diamante più per me, soltanto ciottoli. Ok. E lapislazzuli. Le rime però sono belle con una canzone di Minecraft, A cercasi diamanti a profusione, sperasi. Oh, comunque, allora, leggero autotune, però comunque, cioè, è sul pezzo Lion, secondo me, ci sta. Almeno 4, 5, 6, non... Dici tu, un minimo, esatto, esatto. Lezioni di miniera, c'è un creeper nella tana. Oh, vedi che bello tosto Lion, ok. Sì, ovviamente immagino che tipo la maggior parte dei commenti di questo video saranno: oh mio Dio, Xiao, queste canzoni sono la mia infanzia. Perché ovviamente è così. La grotta crolla nella lava, scappiamo tutti a casa, un Pikmin nudo balla. Questo è un po' fuori luogo, non capisco per quale motivo i Pikmin nudi. A parte che i Pikmin non sono nudi, eh. Occidentali. Oddio, tecnicamente sì, vabbè. Dun dun dun. Dun dun dun. Allora, devo dire, essendo comunque uno youtuber e non essendo un cantante, dun dun dun, almeno la sufficienza 6 ce l'ha. Andiamo alla prossima. Canzone di Mattiz, si chiama Shoppando, che è la parodia Shakerando di Rove. Non che la canzone originale mi piaccia così tanto, quindi già mi sa che qua siamo sotto la sufficienza. Ma vediamo, diamogli una chance. Shoppando. Ok, qua c'è Mattiz, bene. Con la maglietta Balenciaga proprio. Ok. E Mattiz, ok. Lamborghini, ma è quella tipo mini per i bambini. Ah, infatti non capivo. Ok. Ma c'è il menu di Fortnite. Perché sta facendo finta di giocare se... Ho aperto un nuovo account. Ok. Ho speso un botto. Speriamo non mi scopra mamma mamma. Ok, vabbè. Pensava che io stessi studiando. Bene. In realtà non sapevo. Stavo shoppando. Che io stavo shoppando. Ma raga, ma con cosa? Con Stumble Guys. Cioè, questa canzone letteralmente invita i bambini a prendere i soldi alla cassa dei genitori. Ok. Studio, ma sto spacchettando. Vabbè, ci sta. Che lui praticamente o shoppa o spacchetta, ho capito. Ok. Non gioco, lei mi ha tolto la play. Succede che ti toglie la play la mamma.
gli amici, ma io non ci sto pensando. Ormai uscire con gli amici, ragazzi, si è passato di moda. Codice supporto un gratuito Xiao nello shop di Fortnite, va? Invece apro Roblox e ci gioco tutto l'anno. Sì, che poi, cioè, raga, veramente, tra Roblox, Fortnite, spacchettamenti di Pokémon, cioè, ormai praticamente per mantenere un ragazzino base che va dai 6 ai 10 anni ci vogliono 100.000 euro al mese. Anche FIFA Points, tutto. Ormai la nostra vita è tutto uno shoppare. Cioè, questa canzone in realtà è anche abbastanza reale, perché comunque non sta dicendo delle bugie, Mattiz, eh. Roblox e ci gioco tutto l'anno, mamma. Certo, poi la mamma ci fracassa di botte, però non parlo più con mamma. Oddio, un po' troppo. Cioè, aspetta, non ho capito, ma quindi praticamente questa canzone parla di lui che ha rubato la carta dalla mamma e l'ha usata per shoppare di nascosto. E la mamma, scusami, come ha fatto a non accorgersene? In che banca è, scusami? Nella banca degli agenti segreti che non le dicono quanti soldi c'ha? Tutti quei soldi mi compravo una... Addirittura, madonna. Sono in punizione per un bruttissimo voto. Mi ha detto che se prendo di nuovo... Questa è la sua ragazza, immagino, che fa la mamma. E forse pure il gatto. Cioè, ha buttato una Switch così? Voglio fare il bravo, ma son troppo arrabbiato. Mi dispiace. Cerco leggendarie, ma mi accorgo cosa ho fatto. Che ha fatto? Ho speso. Pagamento rifiutato col green screen lì messo. Un botto. Ok. Speriamo non mi scopra mamma. Invece sì. Pensava che io stessi studiando. La paletta bruciata. In realtà non sapeva che io stavo shoppando. Sto shoppando. Ah, non capisco per quale motivo questo movimento, ma forse è quello che fa Rove con tutti Maranza. Con questo bellissimo frame di Ninna e Matti, do a questa canzone un voto di 3, perché non mi piace, nel senso, molto reale il testo, comunque ci possiamo rispecchiare un po' tutti, però non mi piaceva la canzone di base, quindi mi dispiace ma non posso apprezzarla. Bravo Mattiz, comunque la canzone gli ha fatto 8 milioni di views, ha superato quasi Sfera Ebbasta, non si sa come, ma va bene. Grande. Prima di continuare col video, ragazzi, vi volevo ricordare che è uscito il pre-order del mio primo libro, Il Mago Xiao e la ricerca della fonte suprema. Trovate il link per preordinarlo sulla descrizione di questo video e sul primo commento pinnato. Il libro uscirà il 21 marzo, però appunto se cliccate il link giù potete preordinarlo. Quindi appunto se lo volete a casa praticamente al day one, preordinatelo, mi raccomando. Come al solito vi ricordo che farò anche i firmacopie e tutto il resto. Però ecco, taggatemi su Instagram se lo preordinate, che ovviamente vi reposto, fate le foto, i video, tutto quello che vi pare. Continuiamo. Follettina Creation, la regina di YouTube. Questa forse la conoscete in tanti, visto che ha fatto 5 milioni di views. Però ragazzi, c'è sempre nuova gente su YouTube, è sempre bello rinfrescare la memoria e soprattutto è sempre bello far vedere a tutti i nuovi ragazzi che entrano su YouTube quello che è successo in questi anni e che personalmente non approvo, come questa canzone. Ma andiamo. Ciao a tutti, follettini e follettine. Un bacino a Follettina, che gli vogliamo bene. Tornati in questa nuovissima storia. Drin. Ma chi è che mi chiama? Mai. Questa è la sua suoneria, Drin. Cellulare, rispondi. Sì? Pronto? Ciao Mary, tesoro. Ma che cover hai il tizio, raga, scusatemi. Mi sposto un attimo, eh. Ma che cover è? Un ananas? Ma chi è che va in giro con queste cover? Ma che cos'è? Ti va di venire a prendere un caffè a casa mia? Ciao Andrea, certo, però vengo solo se il caffè lo faccio io. E allora guarda, addio proprio. Se conoscete come fa il caffè lei, che praticamente ci mette 40 kg di zucchero e 2 gocce di caffè, o proprio buongiorno diabete. Ok tesoro, ti aspetto. Ma poi il tizio c'ha una casa devastata, il tavolo con bellicolato, ma dov'è, all'Ikea? Ecco. Boh, si è teleportata, what? Sì. Mi dispiace per lui, sinceramente. Cioè, questo video più che una canzone è un vlog, raga. Oh, eccoci qua. Tieni. Che poi in realtà io la prendo. Io, raga, critico il suo modo di mettere lo zucchero, ma io sono peggio. Io, raga, nelle tazzine di caffè, quelle del bar, almeno tipo 2 bustine di zucchero, sennò mi fa schifo, non lo bevo. Mary, ma lo sai a cosa stavo pensando? Ma era vuota la tazza. Vabbè. Che succede? 2. Questo è come fa lei il caffè, raga. 3.
Non ha finito, voi pensate, no. 5 cucchiai. Che ne pensi se inventassimo una canzone di Follettina Creation insieme? Bello, sì, guarda, proprio la cosa migliore, guarda. Sì, sarebbe bellissimo. Ma perché ste facce? Come te la immagineresti? Una... Io... Ah, questo è il suo sogno, quindi. E qui, raga, il trash proprio divaga. Non so chi è questo tizio con il bavaglino, raga, ho paura. Raga, ma chi è sta gente, raga? Cosa sto vedendo? Ho le bamboline che sono le mie bambine. Ma quel tizio è l'alieno, quello di GTA di TikTok, quello sopra tutto verde? Sono molto tenere. Sì! Follettina piccolina. Io non ho parole. Cioè, voi ci credete che noi in Italia creiamo queste robe, no, raga? Cioè, voi avete idea di questo? Cioè, questo tizio poco fa stava bevendo un caffè. Guardate com'è conciato adesso. Ma poi che orecchini ha? Sono delle siringhe? E perché, cioè, sono loro in un parco giochi e qua ci sono dei cosi per bambini? Cioè, un monopattino di un bambino palesemente hanno fatto spostare. Cioè, immaginatevi loro che arrivano al parco e dicono alla gente: via, via, dobbiamo registrare il video. Quello vestito da zebra. Io voglio sparire. Ragazzi, Matteo Montesi, Hula Hop. Lo conosco di vista lui. Non so che cosa sia questa canzone. So solo che ha 11 milioni di views. Vediamola, sentiamola. Questa sia molto, penso sia già tipo una trappata di quelle. Vai. Bella la felpa chill. Ok. Ma è Rosalba. Ok. Quando avevano la vlog house, tipo, non lo so, boh. Non ti ascolto. Ma questo è Sespo, raga. No, ho la testa che mi gira come un hula hop. Ok. Odio te, odio me, odio cosa importa. Sto volando. Vabbè, praticamente tipo lui vorrebbe imitare Sfera, tipo. Ando senza nuvola di scorta. Cosa vuol dire sto volando senza nuvola di scorta? C'ho sogni, scusa, ma sto viaggiando. Mi chiede quando torni, rispondo quando lo so. Raga, non riesco a reggerla, scusatemi, non mi piace. Rispetto per Alessandro Montesi, ma questa canzone non mi piace per niente. Ok, qua, ragazzi, la situazione è grave. Qui parte la ship Anthony Di Francesco. Non so chi di voi si ricorda questa canzone, ma se non l'avete mai sentita, è una pietra miliare della nostra piattaforma. Adesso arriva la mamma. Madonna, raga, sto video l'ho visto mille. Antonino, io stavo a pensare una cosa. Ma dopo tutto sto casino che sta succedendo con te e Cristina, ma perché non fai una canzone? Io? Come somma? Buonanotte. E qua aveva ragione Anthony. Non si sa poi per quale motivo ha deciso di farla comunque. Che tra l'altro l'ho beccato forse Anthony da qualche parte io, eh. Madonna, raga, Cappalicious. Chissà che fine ha fatto. Qui parte la scena. Raga, sta canzone non... Entro su Twitter, tra le tendenze, becco un hashtag sconvolgente. No, raga, è veramente impossibile ascoltare sta canzone. Mi sento quasi come un presidente. Ma che collana è con la cravatta? Neanche se Trump cambiasse il continente. Eh? La leggo sui muri, nelle Insta story, per una parola, migliaia di fuori. Non riesco. Questa è una di quelle canzoni che io ho amato per tutta la mia adolescenza, visto che di 7 anni fa. La canzone di X Murri, che si chiama YouTube Dance. Raga, se non la conoscete, questa è cioè questa, raga, è una di quelle canzoni che voi non vi potete assolutamente perdere. Cioè non potete, proprio è bellissima, anche da sentire come se fosse una canzone su Spotify. È bellissima questa canzone, raga. YouTube Murri ancora abitava a casa sua dei suoi genitori. È stato uno dei miei primi youtuber che ho seguito. Che tempi, ragazzi. È arrivata YouTube Dance, che prende pure te. C'è qui... Cioè lui era giovanissimo, non che ora sia vecchio, però Madonna. Questa era la YouTube Dance, raga, è vero, tutti la facevano, i mates, tutti, è vero. Peccato che, raga, non sono più i tempi così. Io rimpiango di non essere diventato conosciuto su YouTube in quel periodo lì. Sinceramente, raga, vi giuro che l'avrei preferito. Non che questo periodo mi faccia schifo, non voglio sputare nel piatto in cui mangio, per carità. Però, raga, la vecchia YouTube rimane la vecchia YouTube, c'è poco da fare.
Cioè, tutto il rispetto tipo per Mattiz adesso, no? Però, raga, palesemente, cioè, questa canzone non è minimamente comparabile a quella lì, capito? Ma anche a quella di Alessandro Monte, cioè... Chiaro che questa era proprio tipo una sigla di cartoni animati, capito? Tutta la sentivi ogni giorno. C'è suo padre, raga, bellissimo. Raga, questa è una delle canzoni più... Questa, raga, per me, attualmente, 10 di 10. Cioè, proprio questa proprio è... Questa è una delle canzoni più belle di YouTube, secondo me. Ragazzi, la canzone dei Consolini, che ora non c'è più a quanto pare, per lo speciale dei 100.000 di Steph e Fere. Raga, 100.000. Cioè, qua non è che ci scendono le lacrime, di più. Ve la ricordate? Berenike, Steph. Oh. Oddio mio, raga. Allora, io penso che se Steph e Fere guardano questo video, tipo, mi uccidono. Perché si cringeranno tantissimo. Però per me ha un ricordo troppo bello questa canzone. Ragazzi, se qualcuno di voi conosce questa canzone, scrivetemela nei commenti, perché lo voglio sapere quanti veterani ci sono. Cioè, raga, questi sono i primi video di Roblox. Vecchissimi. Cioè, Feri aveva i capelli neri ancora qua, raga. Guardate anche Steph, raga, cioè, erano diversissimi. Ma poi quella casa, raga. C'è anche Fere, tipo, ha fatto la coreografia, no? Anche no, Steph che legge, che non sapeva la canzone, ovviamente. Ah, è vero, perché poi hanno cambiato canale, è vero. Comunque non so perché, ma tipo, per me, raga, Steph a quei tempi mi sembrava tipo un personaggio di One Piece, che lui tipo era sempre in estate, perché quel cappellino lì gli dava tipo, non so, tipo quell'aria da personaggio tipo delle Hawaii, no? Cioè, per me lui non era italiano, lui per me era tipo uno che in realtà tipo viveva tipo nelle isole quelle tropicali e poi tornava in Italia solo quando doveva registrare, raga. C'era il suo papino che cercava solo di stargli vicino. Che bei tempi, raga. Questa, dai, anche questa secondo me si merita il podio assieme a quella di X-Murri. Ragazzi miei, per questo video era tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se volete che reagisca ad altre canzoni di YouTubers, scrivetemi qua sotto il titolo, perché penso che ce ne siano tantissime altre, forse pure più trash. Vi ricordo di preordinare il mio primo libro, Mago Xiao e la ricerca della fonte suprema. Ragazzi, mi raccomando, taggatemi nelle storie di Instagram. Qualsiasi cosa, se lo prendete, che io vi riposto, vi ringrazio e vi mando i cuoricini. Grazie mille, il libro esce il 21 marzo, ma potete già preordinarlo. I link sono sotto al video. Ciao. Dun, dun, dun. Occidentali sgrafta. Dun, dun, dun.